ragazze e ragazzi del vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Ita. E come potete vedere siamo rimasti qui all'interno della fortezza per poter andare poi nell'End. Sono stato lì nel Nether, ho completato il portale, ho portato giusto un paio di modifiche dal punto di vista dell'abbellimento qui, ma niente di troppo eclatante. E qui dietro, che visto ci sta la parete, solo parete, secondo me sarebbe stato più carino e vedere, diciamo, dall'altra parte, per così dire. Ora ho tutto, ho 3 mele d'oro che mi ero messo da parte, nel senso con l'oro messo da parte ho fatto le mele d'oro. Alcuni blocchi non si sa mai, dell'acqua nel caso ipotetico degli Enderman ci dovessero attaccare, arco e frecce, e quindi direi che possiamo andare finalmente dentro all'End. Siamo stati, sembrerebbe, molto molto fortunati perché a quanto pare siamo già sopra l'isola principale. Quindi non dobbiamo fare altro che venire qui ad attaccare l'Ender Dragon. La cosa positiva è che ho già dormito, ho già settato lo spawn lì vicino, quindi nel caso dovessimo morire staremmo, diciamo, a posto. Ok, vediamo fuori uno, diciamo sono abbastanza toste. No, e qui mi devo allontanare, anzi direi subito, perché qui non ci sono. Ah, ecco, perché stavo in peaceful. Quindi appunto ora, infatti mi meravigliavo che ancora non c'era nulla di a posto. Allora, la cosa che ci conviene fare è salire sopra uno di questi. Per fortuna, no? Ok, dicevo, per fortuna che avevo il blocco, diciamo qualche tipologia di blocco cioè tipologia di blocco, vuol dire che avevo, a parte due cuori, però comunque ho Feather Falling, quindi un po'. Questa è enorme, questa questa torre. Allora, la cosa che ci conviene fare è questo arco, non troppo lontano. Ok, perché da qui dall'alto dovrei riuscire a stare messo meglio per quanto riguarda il, ecco, se volevo prendere qualche ender pearl in più che magari sarebbe stato utile sfruttarla. Ora devo scendere. Prenderò sicuramente un po' di danno qui, però poco importa perché comunque lo recupero subito. E non appena scendo direi di andare a mangiare, tanto di cibo a sufficienza ne ho. Ora, eccolo, era questa qui la torre che volevo andare a vedere, ad aprire. Ok, e quindi posso riscendere subito. Diciamo, già stiamo a 4 torri buttate giù. Ok, allora, questa non so se l'ho già buttata giù, ma sembrerebbe di sì.
Però comunque salgo su questa perché dovrei in teoria riuscire a buttare giù sia questa che quella lì accanto. Quindi per quanto riguarda le torri vere e proprie, anzi direi usare pure lo shift. Ok. Allora, appunto, quella la devo buttare giù, meglio, e posso buttare giù quest'altra. Quindi ora devo andare non lì, a quella lì centrale. Perfetto, quindi un altro paio di torre. Ovviamente sto, diciamo, anche se non prenderei tanto danno, sto sfruttando, diciamo, il peccone per prendere vari blocchi, non per chissà quale motivo, ma bensì perché ok, questa devo usare per forza in questo modo, perché altrimenti non farei in tempo, cioè non riuscirei a colpire, però più che altro perché ma per recuperare blocchi, perché comunque ho uno stack solo, no? Ok, sono morto. Allora, vado a recuperare giusto qualche blocco per... Ho una mela, nel caso mi dovesse servire giusto giusto un po' di cibo. Per fortuna avevo usato l'ender... Cioè, l'ender vuol dire, avevo utilizzato, cioè, essendo salito sopra, cioè, volevo usare tranquillamente la mela, così potevo, diciamo, potevo resistere qualcosa di più. Ok, comunque qualche blocco mi converrebbe, comunque mi conviene salire per recuperare comunque i blocchi. No, 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 no. Ok, ripeto, per fortuna tanto una mela. Diciamo, la cosa più importante che devo fare è recuperare gli oggetti, anche se muoio di nuovo, però l'importante è che recupero quantomeno questo. Ok, quindi sto a posto direi. E sono rimorto. Ok, ora come ora sto senza cibo. Dovevo in teoria scendere e poi sistemarmi l'inventario. Ok, spada, piccone ce l'ho, l'arco sta qui. Ok, non ho recuperato la parte dell'armatura che è fondamentale. Ok, quindi sicuramente devo mi metto a correre per recuperare prima possibile il stamina. Ok, dovrei stare abbastanza tranquillo per quanto riguarda tu. Ok, armatura, sto a posto. Quindi posso usare tranquillamente il piccone per riscendere. Ok, sicuramente devo passare. Ok, questo è un po' più difficile come zona.
Però la cosa buona, per così dire, è che ho molti più blocchi ora, quindi non dovrei correre rischi per quanto riguarda. Ho tutto, no? Sì, sembrerebbe di sì. Ok, ora come ora. Se cado ma non cado dentro il vuoto, dovrei stare tranquillo. Ora. Dovrebbe essere rimasta solo quella zona lì. Drago sta qui. Vediamo se un paio di colpi riesco a dargliele. Ah, ok, una torre sta lì. Quindi dovrei. Devo ammettere che è molto molto alta questa di torre. Quindi mi sa che mi conviene innanzitutto aspettare che questo respiro di qua di drago se ne vada. Ok, no. Diciamo che non sto nelle migliori delle condizioni. Ho comunque l'ultima mela d'oro, ma non vorrei utilizzarla subito. Direi quasi che forse di qua. Sì, sta qui. Ok, pelo pelo. Ora. Devo sicuramente andare di qua. Visto che blocco. Ok, sono rimasti pochissimi blocchi. Quindi diciamo che questa zona qui sarà l'ultima che andrò forse a salire. Ok, questo devo farlo fuori. Assolutamente. Anche perché non è che ho molte alternative. Allora, sicuramente mi servono altri blocchi, quindi direi di approfittarne. Per fortuna col piccone questo qui, diciamo, ho molte possibilità di prendere blocchi velocemente. Sto. Ok, comunque ho 3 enderpearl. Quindi nel peggiore dei casi, diciamo che dovrei essere tranquillo, perché posso saltare tranquillamente da una torre all'altra. Ah, questa già l'avevo fatta fuori. No. Metto qui al centro, magari salendo ancora. Ah, ok. Qual è? Questa. Ok, manca solo quella di torre. Ok, in teoria dovrei averle fatte fuori tutte. E stare pure messo leggermente meglio. Allora, rimango qui vicino perché in questo modo dall'alto vado a colpire il drago, e se il drago perché tu mi vuoi attaccare?
soprattutto il secchio da Corea. Ok, mi sono allontanato un attimo perché non volevo colpire per sbaglio pure l'altro Enderman. Ok. Ripeto, rimango in questa zona qui nella speranza di vedere nell'alto il drago. E se si piazza qui ho la possibilità di... eccolo il drago. Ho la possibilità di colpirlo con la spada, perché l'arco altrimenti non ho troppe possibilità, cioè non, finché sta qui non ho possibilità di colpirlo. Quindi diciamo già sto a buio, ho tolto veramente veramente tanta vita. Ok, sicuramente devo mangiare e soprattutto ravvicinarmi lì. Ora devo sempre guardare verso l'alto nella speranza di incrociarlo in qualche modo. Eccolo. Neanche con la spada posso colpirlo ora. La cosa mi sembra quanto strana, perché mi riesco al fatto di non poterlo colpire con la spada. Ora devo capire dove sta. Tanto spada. Sicuramente devo mangiare. Sicuramente vengo a mettere l'acqua qui, così gli Enderman si allontanano. E se provo comunque a avvicinarsi mi prendono danno. Dovrei stare, non dico a posto, ma abbastanza tranquillo. Ok, sto tranquillo. Però in confronto a prima devo combattere contro 3 Enderman. Ora dover restare a combatterne solo uno non è proprio, cioè va più che bene. Allora devo tornare verso il centro. Uè. Vediamo dove sta, non lo vedo. Ovviamente, eccoli qua. Vediamo se un paio di colpi riesco comunque a darteli. Diciamo, non riesco più a colpirti così. Eccoli. Ok, un po' di colpi. Darteli.
Ok, sembrerebbe che è quasi morto. Manca veramente poco a colpirlo, cioè a ucciderlo. Ora. Che sembrerebbe che voglia rimanere sempre qui in zona e io da qui mi devo allontanare, che altrimenti prendo veramente tanto danno dalle palle di ali dove lancia, cioè di magia. Eccolo lì. Dubito di riuscire a prenderlo da questa distanza, però non si sa mai. Anzi, in verità non dovreste riuscirlo voi neanche a vederlo, perché in teoria già è buio. Ah, eccoli qui. Ok, un po' di danno lo sto continuando a prendere, però. Ora, la cosa importante che devo fare è recuperare quanta più vita possibile, perché quanto pare più vita perde e più palle magiche va a lanciare. No, non volevo. Allora. Sai? Più o meno un cuore e mezzo. Perché? Ah, ok, sempre dalla magia, però diciamo poco male, perché comunque è pur sempre morto il drago. Ora devo sempre andare verso il centro, recuperare al volo la mia roba e poi con calma. Questa è la mia roba. Ok, questa non me l'aspettavo. Diciamo che certe volte vado a rimpiangere diciamo una mod per di Minecraft, che è quella della tomba, che almeno utilizzando la tomba non si ha il rischio di perdere tutta la mia roba. Devo comunque recuperarla. È vero che andrò a prendere parecchio danno. Ok, stando attenti a non. Ok, dovrei aver recuperato tutto. Spada ce l'ho. Il piccone, questo è il piccone. Ciarino, mi manca il piccone. Ah, quelli qua. Ok, mangio il volo. E ora dovrei aver recuperato tutto, se non sbaglio, perfetto. Giustamente il drago se n'è andato qui al centro. Ovviamente ricordate. Ok, ho visto che andava in questa direzione, quindi in teoria ovviamente mi allontano sempre un po'. Ok, mi ha mancato, sembrerebbe che ha preso questa zona qui. Ora, in teoria dovrei riuscire, forse, cioè tra poco, se il drago si decide ad avvicinarsi qua al centro, dovrei riuscire a batterlo.
eccoli qua. Levo il centro. Finalmente siamo riusciti a battere il drago. Da premettere comunque dà veramente veramente tanta esperienza. In teoria 60 livelli, se no una sessantina di livelli se non sbaglio. Infatti siamo già a 58. E qua, ok, 61. Ok, questi sono veramente veramente tanti. Ora possiamo tranquillamente prendere. Ah, non me l'aspettavo che scendesse qui. Ok. E l'uovo di drago? Pensavo che stessi cadendo. Quindi praticamente non c'è più l'uovo di drago. E in pratica non esiste serie che. Cioè, perché praticamente è caduto qui dentro ed è sparito. Posso mai essere così sfortunato? A quanto pare sì. Allora, fatemi sapere se vi va bene, se all'interno di questo mondo mi gibbi l'uovo di drago, perché a quanto pare non ci stanno proprio molte alternative per mantenerlo. E mi raccomando, lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto, iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.